Che facciamo oggi? Qualche cosa faremo. Abbiamo qui del prosciutto cotto, abbiamo dello scalogno, della cipolla. Adesso andiamo a tritare e mano a mano vedremo cosa abbiamo intenzione di fare. Abbiamo anche dei piselli surgelati e avanti così. Abbiamo tritato la cipolla, adesso passiamo un attimo al coltello queste fette di prosciutto cotto. Abbiamo già la cipolla. Vediamo la sminuzzata se vogliamo ancora renderlo più sottile. E andiamo sul fuoco ed ecco, mettiamo un po' d'olio nella padella, olive oil, e aspettiamo che soffrigga. Bene, sta rosolando, aggiungiamo il nostro prosciutto passato al coltello. Stick ham o cooked ham with onions, olive oil, sta imbiondendo, come al solito noi faremo una spruzzatina di vin bianco. E andiamo avanti. Nel frattempo abbiamo aggiunto questi funghi perché oggi faremo e stiamo preparando in separata sede i piselli, anzi stanno andando un po' troppo vivaci, perché oggi faremo questi tortellini da combattimento. Pasta fresca, ma diciamo del formato un po' da tutti i giorni, non certo da brodo, è meglio farli asciutti. Con panna, milk cream e faremo quindi una boscaiola, tortellini alla boscaiola. Bene, il sughetto è pronto, non ci resta che buttare i nostri tortellini e aspettare 5 minuti che si lessano. Nel frattempo possiamo unire i nostri pisellini fatti per il contorno, ne useremo un po' insieme a funghi, prosciutto cotto, e così avremo poi anche un contorno sfizioso. Apriamo la panna e siamo pronti per il rush. Mettiamo un pochino di panna. Adesso in attesa che la pasta si cuocia. Il nostro condimento cremoso è pronto per accogliere i tortellini. E voilà! Possiamo aggiungere la panna rimanente. E mantechiamo. Qui ci vorrebbe anche del parmigiano, che io al momento non ho, oppure anche del pecorino, andrebbe sicuramente bene, ma già così come sono buoni, li potete vedere sicuramente
anche allargando un pochettino il campo. Ecco qua. Ed ecco qua il piatto pronto. Un abbraccio a voi tutti e un buon appetito.